Buongiorno gente, benvenuti in questo nuovo video che è davvero entusiasmante per me, però sono certa che lo sarà anche per voi, perché oggi abbiamo una haul e try on di Zara, quindi tutti i vestiti di Zara che ho ordinato e acquistato per provarli insieme a voi. Uno, perché il mio tempo è molto limitato, per cui non ho tempo per stare in negozio e provarli. E due, perché le code sono infinite e non ho la pazienza per stare in coda. Per cui ho fatto questo ordine enorme in cui penso davvero di aver superato me stessa, perché non ho mai fatto un ordine così caro in tutta la mia vita. Li ho fatti arrivare tutti nel negozio e sono andata a ritirarli. Giusto un paio di cose prima di iniziare. Questo ordine l'ho fatto con l'intento di trovare la cosa che mi sta meglio e quella che amo di più e quella che proprio sarà un colpo di fulmine quando la indosserò. Ovviamente non intendo tenere tutto, ma ho pensato potesse essere utile e bello farvi vedere alcune delle novità primavera-estate di Zara, indossate da una ragazza petite, e aiutarvi ad avere un'idea, un punto di riferimento per quando poi magari deciderete anche voi di fare gli acquisti per l'estate. Questo ordine, come ho già anticipato, è un ordine di abbigliamento primavera-estate, più estate che primavera. Sono cose soprattutto per l'ufficio, quindi ho scelto intenzionalmente cose che possano essere indossate in ufficio, dove magari andare con le cosce scoperte o le spalle troppo nude non è contemplato. Cose carine che però ci permettano di essere eleganti e presentabili. Ovviamente le cose che vi farò vedere sono tutte cose più per l'ufficio. Ma siccome l'estate si sta avvicinando e sicuramente avrò voglia di comprare cose più casual, più da tempo libero, più da vacanza, ricordatevi di iscrivervi e attivare la campanellina così quando uscirà il prossimo video di questo tipo verrete avvisati e non ve lo perderete. Prima di iniziare con le cose di Zara, però vi voglio dire che cosa sto indossando, perché questo top è una new entry nel mio armadio ed è un top bellissimo di Mango che ho acquistato sempre questa settimana insieme agli altri acquisti di Zara e l'ho preso sia rosa, rosino e bianco perché mi piaceva tantissimo e devo dire che sta davvero benissimo. Mi sono innamorata perdutamente e ve lo volevo far vedere, per cui lo sto già indossando in questo video. Questa è una XS, di solito io porto una S, ma quando vado da Mango e da Zara devo prendere sempre la XS perché è quella che mi sta decisamente meglio. Ora iniziamo subito con la primissima cosa, che è l'oggetto che mi ha fatto perdere la testa quando sono entrata in negozio e l'ho visto per caso perché era ben nascosto. Ed è questa borsetta qui che trovo davvero bellissima e mi ricorda un sacco la tote bag di Dior, la mini tote bag. È davvero graziosa, è in tessuto, quindi perfetta per l'estate. Beige, perché a me piace il beige, come si noterà tutto quello che è intorno è beige e quindi amo tantissimo i colori naturali. Questa borsetta è perfetta perché è delle dimensioni giuste, non troppo piccola ma neanche troppo grande. Mi ci sta dentro anche la schiscetta, quindi perfetto per chi si deve portare il pranzo in ufficio. Si chiude in questo modo qui, è davvero comoda, ha anche la tracolla per cui può essere portata anche su una spalla senza doverla tenere per forza in mano. Sicuramente è comoda la tracolla per quando sono in metro, vado verso il lavoro e voglio avere le mani libere perché magari voglio guardare il cellulare o fare altro e non mi va di tenere tutto il tempo la borsa in mano. Dentro ha dei taschini molto comodi, in realtà ne ha uno solo, mi sembravano di più nella foto, però ha un taschino interno dove si possono tenere le cose proprio di prima necessità, tipo il gel per le mani oppure il cellulare, giusto per non perderlo dentro la borsa. Costa davvero pochissimo, 20 euro per questa borsa, sono quasi niente, perché è davvero bellissima. Ora andiamo a vedere subito tutte le cosine in materia di abbigliamento. Ovviamente li indosserò tutti, ve li farò vedere, ma
Prima vi faccio vedere un attimo il capo, ve lo spiego e poi lo indosso. Giusto perché io non mi devo smentire mai e non può mancare qualcosa di bianco nei miei ordini, ne vedrete parecchie di cosine bianche, ma direi che iniziamo dai colori un pochino più scuri per spostarci poi verso quelli più chiari e più colorati, giusto per lasciarvi poi con questa sensazione di estate e non di inverno, perché magari non a tutti piace indossare il nero in estate. Questo haul è principalmente concentrato su vestitini. I vestitini sono sempre un'ottima soluzione perché non devi pensare a cosa mettere sotto sopra, come abbinare le cose, e mettendo un solo capo hai risolto qualsiasi tipo di problema. Il primo vestitino è questo qua ed è un vestitino in cotone. Io quando scelgo i vestitini o i vestiti in generale online cerco sempre per tessuti naturali, quindi con una percentuale il più possibile di cotone, lino, seta, lana e non tessuti artificiali. E ovviamente questo si rifletterà in questa haul perché soprattutto in estate è fondamentale per me indossare solo tessuti naturali perché il poliestere mi fa soffocare letteralmente. Questo primo vestitino qua è un vestitino un po' più di passaggio tra la primavera e l'estate e in cotone, dovrebbe essere 100% cotone. Ovviamente vi lascerò qui sotto nella descrizione tutti i dettagli di ogni capo, per cui alla fine del video potrete ritrovare molto facilmente il capo che vi piacerà. Ok, sì, confermo, cotone 100% e solo questa parte qui è in poliestere. Sono rimasta un attimo spiazzata perché ho letto 100% poliestere e ho detto come? Io non comprerei mai un capo 100% poliestere, potrei morirci dentro. E infatti questo in cotone è bellissimo perché ha questo dettaglio di arricciatura sulla vita. Per cui sopra ha le manichine a sbuffo, la parte un pochino più voluminosa, si stringe in vita e poi di nuovo si allarga sui fianchi e ha la gonnellina a ruota. Questo è fondamentale per chi è petite come me e ha anche un fisico un pochino rettangolare, privo di troppe forme, perché questo valorizza un sacco il nostro tipo di fisico. Ve ne ho parlato più nel dettaglio nel video precedente in cui vi ho dato qualche consiglio su come vestirsi per valorizzare un fisico petite e rettangolare, per cui se ve lo siete persi ve lo linkerò qua sopra ma anche sotto nella descrizione, così lo potete andare a guardare tranquillamente alla fine del video nel caso vi dovesse interessare. Per l'occasione ho tirato fuori le mie spandrilles che ho acquistato durante l'haul di Black Friday e che non ho mai indossato perché ovviamente abbiamo passato l'inverno. Ma tra poco arriverà anche il loro momento. Questo vestitino è davvero molto molto carino, molto grazioso. Non sono convinta però su di me. Allora, quello che non mi convince è proprio la cosa che lo rende più bello, che è la fascia qui. E il punto è che in realtà io essendo più bassina non mi crea un bell'effetto perché questa fascia sarebbe dovuta cadere un pochino più su e quindi sarebbe stata perfetta, mentre così in basso mi fa sembrare le gambe ancora più corte e la parte sopra infinitamente lunga, però se siete più alte è un vestitino davvero carino, molto molto sbarazzino. Che peccato perché mi piace davvero tanto. È veramente carinissimo, però secondo me non mi valorizza abbastanza. Probabilmente se avessi avuto anche un po' più di seno sarebbe stato un pochino meglio, però così mi ci perdo dentro anche se è una XS, quindi per me è un no. Un secondo vestitino scuro, ma un pochino più estivo, è questo qui che ha questi fiorellini davvero bellissimi. È davvero stupendo perché è nero, però i fiorellini non sono bianchi, sono tipo beige grigini e sono davvero graziosi. Graziosissimo anche questo vestitino che è un pochino più larghino, però
Però le maniche sono sempre a tre quarti e ha questo dettaglio che vi voglio far vedere qua sulle maniche, che lo rende davvero bellissimo. Il tessuto è molto morbido e molto leggero, non mi ricordo che tessuto è però. E qui potete subito andarmi contro perché ho appena finito di dire che non comprerei mai un vestitino 100% poliestere, ma questo è 98% poliestere e l'ho preso in realtà perché lo volevo provare e perché so che per molte persone non è un problema indossare capi in poliestere, ma anche se mi sta piacendo tantissimo lo stile, soprattutto per questi dettagli qua di arricciatura che gli danno una struttura davvero bellissima, spero si veda. È davvero speciale questo vestitino, ma sono quasi certa che non rimarrà nel mio armadio perché non potrei indossarlo in estate. Ancora in inverno, quando fa freddo, posso indossare una cosa in poliestere, ma in estate è davvero difficile. Comunque lo indosso e ve lo faccio vedere. Questo secondo vestitino è decisamente molto meglio. Lo preferisco per me perché è un taglio che preferisco in generale, ma è poliestere. È stato divertente provarlo. Sicuramente fossimo stati in autunno o in inverno sarebbe stato perfetto perché il poliestere mi tiene un sacco caldo, mentre per l'estate direi che sarebbe un po' problematico. E quindi se per voi non è un problema indossare i capi in poliestere, ve lo consiglio davvero tantissimo perché comunque è leggerino e secondo me con una cintura in vita sta anche molto meglio. Lo trovo davvero bellissimo, grazioso e perfetto in generale. Non credo che lo terrò perché appunto ho bisogno di vestitini estivi e questo per me non lo è per colpa del tessuto. Un altro vestitino nero e qui abbiamo un vestitino chemisier, è più un vestitino tipo a camicetta, molto elegante ma anche molto smart, quindi perfetto anche per essere indossato in ufficio. Non lascia troppe parti nude e quindi non svela troppo. Il tessuto è davvero leggero e morbido al tatto. Ed è un misto di lyocell e poliestere. Il lyocell è una fibra naturale perché è ottenuta dalla cellulosa, ma è in realtà un ottimo sostituto del cotone, molto più leggero, molto più fresco e molto più liscio al tatto. Per cui questo sono quasi certa che sarà un sì perché è bellissimo e davvero molto elegante. Anche qui, anche se è un vestito chemisier, ha le maniche un pochino più larghe, la parte sopra un pochino più voluminosa, mentre in vita ha l'elastico dietro che lo stringe e lo rende perfetto poi perché ha la linea ad A sulla gonna e quindi valorizza di nuovo il mio tipo di fisico. Questo vestitino qua è quello che decisamente si sta rivelando un acquisto intelligente perché è perfetto semplicemente per l'ufficio. Sto indossando una S, non ho preso la XS proprio perché non volevo fosse troppo corto e la S di solito essendo più leggermente più grande cade un pochino più lunga. E tra l'altro mi sta alla perfezione perché questa parte con l'elastico dietro lo stringe e lo rende perfetto, la vita esattamente nel punto giusto e non è né troppo lungo né troppo corto, esattamente quello che desideravo. Mi sta piacendo un sacco ed è il vestitino perfetto per l'estate. Anche se è nero, ogni tanto in estate è bello anche indossare qualcosa di nero. E poi conosco un sacco di persone che amano indossare solo cose nere, per cui questo potrebbe essere il vestitino perfetto da ufficio nelle giornate calde estive. Facciamo un po' di pausa dai vestitini e passiamo ai pantaloni. Mi sono innamorata recentemente dei pantaloni a gamba larga, infatti ne sto indossando un paio anche in questo momento. Questi pantaloni sono davvero bellissimi, sono sempre di Zara, però sono di una collezione vecchia della scorsa stagione, quindi non so se sono ancora disponibili, ma
Sicuramente dei pantaloni jeans a palazzo ci sono ancora, infatti io li ho acquistati, non sono proprio identici a questi che hanno una vita davvero alta, ma sono sempre larghini. Allora, ho comprato due paio di pantaloni. Il primo è questo paio di jeans a gamba larga, ma è il modello The New Slim. Quindi è uno slim che però rimane più larghino sulla gamba e non troppo aderente, perché a me non piace ormai indossare jeans che mi costringano dentro, non riesco proprio. E se indosso un paio di pantaloni attillati, devono comunque darmi la possibilità di muovermi liberamente e di non sentirmi costretta dentro. Questi, tra l'altro, sono un po' strappati, sono un po' più casual, non ho un paio di pantaloni strappati, per cui questi sicuramente, se mi staranno bene, rimarranno nel mio armadio come jeans un pochino più casual, ovviamente non proprio da ufficio in questo caso, ma un colore perfetto per l'estate, perché è questo colore jeans slavato, ma un po' vintage, un po' consumato, e non troppo, non dà questa sensazione di jeans troppo nuovo. E tra l'altro devo dire che il tessuto è davvero morbido, leggero, non è un jeans pesante come tendono ad essere i jeans di Zara, così come anche questi che sto indossando, che sono un jeans molto strutturato e molto pesante che difficilmente indosserò in estate. Questi però per le serate fresche in estate dovranno andare bene. Ora li proviamo e vediamo come mi stanno. L'idea di questi pantaloni mi piaceva di più sulla modella piuttosto che addosso a me. Evidentemente io non ho il fisico adatto per questo taglio di pantalone. Sto indossando una 36, che in realtà è la taglia comoda per me, mentre solitamente indosso anche una 34, e per questo motivo la vita è leggermente larghina. Io, essendo una persona molto fit e molto allenata, ho le cosce un pochino più grosse rispetto alle cosce di una modella, per cui addosso a me non hanno quell'effetto di gamba larga che avrei preferito. E quindi per me sono un no, perché questi pantaloni sono belli, secondo me, quando sono un pochino più larghi e non rimangono troppo aderenti sulla gamba, quasi sicuro li rimando indietro. Fatemi sapere cosa ne pensate voi. In realtà il taglio mi piace, sono molto belli, ma ho già un altro paio di pantaloni di Levi's, tra l'altro, dello stesso taglio, per cui non mi serve un secondo paio dello stesso modello. Il secondo paio di jeans invece è questo jeans qua, che trovo già stupendo. La vita è perfetta, mi sembra strettissima, spero mi vada bene, ma se mi staranno bene saranno il mio paio di pantaloni preferiti, perché sono stretti in vita e poi larghissimi sulla gamba, un paio di pantaloni a palazzo perfetti per l'estate. Questo è un acquisto letteralmente influenzato dalle influencer su Instagram, perché tutte le influencer che si rispettino ne indossano un paio in questo periodo, per cui mi sono lasciata ispirare e ho voluto provare anch'io un paio di jeans. Questo è un colore jeans un pochino più chiaro e un pochino più nuovo, dà più sensazione di jeans nuovo, più di questo che invece sembra un pochino più usato e più âgé. Ma sicuramente un colore estivo perfetto, e questi jeans, a differenza degli altri, possono essere indossati anche in ufficio, per cui sono perfetti. Il tessuto è leggero, anche questo non è troppo pesante, per cui ho paura che mi innamorerò perdutamente anche di questi jeans. Ora li proviamo. Il secondo paio di pantaloni mi sta piacendo molto di più, li sto amando davvero tantissimo. E hanno un taglio davvero perfetto, infatti sono nella mia taglia giusta, perché l'idea è che hanno la gamba molto più larga degli altri e quindi, essendo più larghi, non ho bisogno di andare di una taglia più in su per avere l'effetto di gamba larga. La vita è perfetta, è una delle pochissime volte che compro un paio di pantaloni e in vita mi stanno proprio alla perfezione.
Sono davvero contentissima. L'unico problema è che sono un po' lunghi, ma è un problema davvero minimo perché ovviamente si possono accorciare e tra l'altro non hanno la cucitura sotto, per cui me li posso accorciare anche da sola per avere lo stesso effetto. Quindi questa gamba l'ho lasciata un po' così lunga per darvi un'idea, ma sono davvero lunghissimi su di me che sono molto bassa. Mentre quest'altra l'ho girata all'interno per darvi meglio l'idea di come poi sono quando li si accorcia. Fatemi sapere che cosa pensate di questi pantaloni nei commenti, ma io li trovo davvero stupendi e bellissimi, perfetti per l'estate, molto trendy, però anche un pezzo abbastanza evergreen da tenere nell'armadio. Torniamo subito ai vestitini. E voglio farvi vedere qualche vestitino un pochino più colorato perché ho incluso anche un po' di colore in questo video, come può in realtà sembrare strano, ma sto iniziando ad aver voglia anch'io di qualcosa di più colorato. Non so se li terrò, ma intanto li volevo provare. E il primo è questo vestitino qua che sulla modella sul sito era davvero bellissimo. L'idea di questo vestitino mi dà proprio le vibe delle vacanze in Grecia. È un vestitino a manica lunga, però ha l'elastico e quindi può essere portato anche tre quarti. Poi ha questo laccetto in vita, ma se dovessi tenerlo e indossarlo in città, utilizzerei una cinturina sottile marrone che è in arrivo, tra l'altro. E poi ha la gonnellina a ruota e ha questa grande massa di tessuto che lo rende molto svolazzante e davvero elegantissimo. Questo è stato amore a prima vista. Ora che lo sto vedendo, lo sto amando ancora di più e ho paura di quando lo indosserò perché non me ne vorrò separare mai più. Credo che sia il mio vestitino preferito in tutta la haul. Azzardo questa affermazione anche se non ho visto tutto il resto ancora, ma questo è davvero stupendo. Il tessuto è 100% cotone, ovviamente, per cui perfetto per le giornate calde estive. Questo, come immaginavo, è il mio preferito tra tutti quelli che vi ho fatto vedere finora. È davvero perfetto, molto molto elegante, molto carino, molto svolazzante, anche se forse un po' troppo corto. E tra l'altro a rischio di lasciarmi con le chiappe di fuori in città perché il tessuto è molto leggero e se arriva una folata di vento rimango probabilmente nuda, però lo sto amando tantissimo. Lo terrei anche solo per averlo come abito delle vacanze, però è davvero bellissimo. Questo è una XS e mi sta alla perfezione. Passiamo ad un colore un pochino più esagerato per me, ma il rosa mi piace davvero tanto. Questo è un rosino un pochino più acceso rispetto a quelli che si trovano solitamente nel mio armadio, ma ho voluto azzardare un po', ho voluto provare qualcosa di diverso rispetto a quello che scelgo di solito. Anche se il taglio di questo vestito è molto simile a quelli che scelgo solitamente, perché vado per manichetta sbuffo, vita un pochino più stretta e gonna proprio molto larga, molto voluminosa, molto svolazzante, ma comunque un taglio elegante a metà tra il casual, uno stile un pochino più leggero, ma allo stesso tempo molto put together. Se c'è una cosa certa è che la lunghezza di questo vestito non è sbagliata per l'ufficio, è lunghissimo, ma in realtà arriva al punto giusto, al polpaccio. E nonostante sia un vestito lungo, sta bene anche a me che sono bassina e tra l'altro questo colore un po' sbarazzino lo rende un pochino più divertente e non troppo serio, per cui sono certa che non passerò per una nonnina. Sto indossando questa cintura giusto per darvi l'idea di come lo indosserei io, ma decisamente non è la cintura adatta, però direi che questo, nonostante
non mi convinceva molto quando l'ho messa nel carrello, adesso mi sta convincendo tantissimo perché in estate un vestitino lungo fa la sua scena. Io non ne ho molti, ne ho solo un altro che è nero tra l'altro, ma l'ho usato molto spesso l'estate scorsa, per cui questo è decisamente un sì. Fatemi sapere che cosa ne pensate. Il colore secondo voi come mi sta? Io al momento sto scoprendo un po' i colori, per cui non sono molto brava in questa materia, però migliorerò, lo prometto. Questa è la versione del vestito senza cintura. Può essere indossato decisamente anche così. Io lo preferisco con la cintura, ma solo perché sono un po' petite e per dargli un aspetto migliore preferisco indossarlo con la cintura, anche perché non avendo molto volume nella parte sopra lo devo equilibrare un pochino. Ora che abbiamo avuto tutta questa esplosione di colore, è arrivato il momento di passare alla sezione all white, perché in estate io adoro le cose bianche, camicie, camicette, magliettine, vestitini, pantaloncini, tutto bianco, per cui ho comprato anche un bel po' di cosine bianche e ve le faccio vedere subito. La primissima che mi sta stupendo tantissimo sono questi Bermuda che ho trovato per caso sul sito, li ho visti, me ne sono innamorata ovviamente. Li ho presi con l'intento di metterli anche in ufficio perché mi sembravano un pochino più lunghini. Vedremo come stanno addosso perché sono un pochino trasparenti, per cui non so se proprio li azzarderò per l'ufficio, ma sono molto eleganti, hanno un tessuto molto strutturato e perfetto per l'estate. È 100% cotone, hanno anche la cintura inclusa e quindi sono perfetti. Questi pantaloncini sono davvero perfetti, anche se sono leggermente trasparenti. Direi che non è un grosso problema perché sono molto larghi e molto eleganti, quindi possono essere indossati anche in ufficio. Ve li approvo. Tra l'altro, io essendo abbastanza bassa, sono alta 1,63 m e quindi mi scendono abbastanza lunghi, ma non troppo in realtà perché arrivano giusto qui, perché se fossero stati un pochino più lunghi, se fossero arrivati fino a qui, sarebbero stati brutti da vedere addosso a me, ma direi che sono perfetti e azzarderei a dire che rimangono nel mio armadio. Sto indossando una S, non sono troppo larghi in realtà, e tra l'altro la cintura è molto utile in questo caso perché in questo modo li si può stringere quanto serve. Trovo molto elegante questa parte qui, la vita fatta in questo modo, perché li rende poi perfetti ed elegantissimi per occasioni un pochino più non troppo casual, anche se possono essere adatti anche per un'uscita casual. Tra l'altro io non li indosserei con questo top, anche se ci stanno bene insieme, ma troppo movimento non mi piace, per cui opterei per una magliettina un pochino più leggera e senza troppi fronzoli, diciamo così, di modo da far risaltare il pantaloncino e lasciargli la sua scena necessaria. Fatemi sapere cosa ne pensate, se per voi è un acquisto che dovrei tenere o dovrei rimandare indietro. Un altro acquisto influenzato dai social, e qui do la colpa di Instagram, questa camicetta qua. È una camicetta top che si allaccia intorno alla vita ed è davvero perfetta per l'estate, ma sicuramente è un acquisto di tendenza e non un acquisto che può rimanere per tanti anni nel vostro armadio. Sicuramente in estate va bene, sicuramente non va bene per l'ufficio, o perlomeno se andate in un ufficio dove non è contemplata la pancia nuda, questa non sarà una camicetta che potrete indossare. È 100% cotone e adesso la proviamo perché non c'è molto da dire, è bellissima, lo vedo già, per cui non vedo l'ora di indossarla. Questa camicetta è decisamente molto carina, un acquisto molto di tendenza e perfetto per l'estate, direi.
molto casual, non da ufficio, mi raccomando. Lo trovo davvero bellissimo come top estivo. L'unica cosa che non mi convince proprio tanto è questa parte qua, perché sta bene, però starebbe molto meglio su una ragazza più alta per vedere meglio questo giochino di corde e di fasce, però anche così direi che non è male, ma sono un po' indecisa, non so se tenerlo o meno. Mi serve, mi sa, il vostro aiuto. Passiamo ai vestitini bianchi e qui abbiamo un vestitino chemisier molto simile a quello rosa, ha le maniche lunghe, ha la parte sopra abbastanza a camicia, mentre la parte sotto è più larghina, più svolazzante e molto molto carina. Un vestitino davvero leggero, 100% in cotone, cresciuto in modo ecologico e quindi con un occhio verso la natura e l'ambiente. Questo vestitino è molto simile a quello rosa, ma è in versione corta. Ovviamente essendo in versione corta l'ho preso della taglia S per averlo un pochino più lungo. Nonostante ciò mi sembra ancora un pochino troppo corto, però forse non esageratamente corto. Perfetto per l'estate perché è molto leggero, molto svolazzante e può essere indossato così com'è oppure con una cintura, e anche in questo caso io preferisco la versione con la cintura perché secondo me valorizza di più il mio fisico. Un altro vestitino bianco molto simile ma ancora più bellino è questo qui. Sopra è tipo camicia, sotto è molto svolazzante, bellissimo, si stringe in vita, quindi probabilmente questo sarà quello che amerò di più. Questo rispetto a quello di prima è molto più azzeccato e azzardo che lo preferisco. È una XS, ovviamente mi sta più corto, difficilmente lo metterò in ufficio, però sicuramente questo lo tengo per il tempo libero perché è davvero perfetto, leggerissimo, comodissimo, ha il laccio per stringerlo in vita, quindi neanche il problema della cintura, ed è proprio la perfezione in persona. Questo vestitino è decisamente un sì, lo trovo davvero bellissimo, elegante e perfetto anche per le serate in vacanza al mare. L'ultimo vestito, che è il pezzo che mi ha letteralmente rubato il cuore, è un vestitino bianco davvero elegantissimo e lo trovo molto molto speciale. È un vestito lungo, spero mi vada bene perché lo sto amando davvero tanto. Ha questa parte sopra fatta in questo modo, non so come si chiama questo tipo di taglio, e dietro ha le spalline incrociate, ma sono delle spalline molto grosse, molto strutturate e arricciate, e poi rimane tutta la schiena nuda e elegantissima. Ovviamente questo non è un acquisto per l'ufficio, è un acquisto per il tempo libero, che se terrò non verrà indossato molto spesso, o magari sì, perché a un certo punto deciderò di indossarlo tutti i giorni anche in giro per casa, perché no? Però è davvero bellissimo questo, anche se è un vestitino che so che non indosserò molto durante una sola stagione, so che è un pezzo che potenzialmente può rimanere per tutta la mia vita dentro il mio armadio, ovviamente se rimarrò sempre della stessa taglia, perché è fatto davvero bene. Il tessuto è molto molto bello, molto liscio, molto strutturato, ha il doppio strato per cui non si dovrebbe vedere nulla attraverso e dovrebbe essere un tessuto naturale, vediamo subito. È composto da 50% di viscosa, 35% cotone, 15% di lino. Questa è la combo perfetta per il vestito estivo per eccellenza. Se vogliamo parlare di perfezione,
Questo vestito lo è, lo sto davvero amando tantissimo e se sugli altri sono un po' indecisa e devo pensarci bene, questo difficilmente tornerà indietro perché è davvero perfetto. Forse il mio subconscio mi sta dicendo qualcosa perché questo vestito, ecco, medialmente sarà il mio vestito da sposa perché è molto strutturato, ma ha il corpetto ben attillato, non è troppo svolazzante, però è molto femminile e molto molto elegante. È davvero bellissimo questo vestitino e anche la parte dietro è davvero bellissima. Sono letteralmente senza parole. Questo lo vedo davvero perfetto per un party all white, una festa in bianco, tutti vestiti di bianco. E per un cocktail estivo è davvero la perfezione. Non so se ve l'ho detto, la taglia è XS. Il mio video si conclude qui. Questa haul l'azzarderei è la mia preferita in assoluto tra tutte quelle che ho fatto finora. Sono davvero felicissima di tutti questi vestitini che mi mettono un sacco di leggerezza, un sacco di positive vibe. Non vedo l'ora che arrivi l'estate per la prima volta in tutta la mia vita da adulta, perché sto cercando di apprezzare ogni stagione con i suoi pro e contro, per cui l'estate fa caldo, si muore, ma è una stagione che tutti possiamo apprezzare perché è piena di gelato, di mare e di sole, per cui sono tutti elementi che piacciono alla maggior parte delle persone. Io non vedo l'ora di cominciare a indossare tutti questi bellissimi capi, devo ancora decidere quali tenere, ma sicuramente arriverà un altro video in cui vi farò vedere tutti quelli che ho tenuto, come vi consiglio di indossarli, qualche spunto di outfit estivo per l'ufficio e presto, molto presto, arriverà anche un video con abbigliamento più estivo da vacanza o da tempo libero. E tra l'altro ho bisogno di cercarmi un qualcosa di molto carino per il mio compleanno che sarà tra un mese a partire da oggi. Quando starete guardando questo video non sarà più un mese, sarà molto più vicino al mio compleanno, ma sicuramente devo cercare qualcosa per festeggiare il mio compleanno perché quest'anno mi sento di voler festeggiare. Io ovviamente spero di avervi dato qualche spunto utile. Tutto quello che vi può essere necessario per trovare questi capi lo trovate nella descrizione, con tanto di taglia e codice, così che la ricerca possa essere più semplice per voi. Se questo video vi è stato utile o vi è piaciuto o avete passato del tempo in compagnia in modo piacevole, lasciatemi un like perché questo mi farà capire che lo avete apprezzato. Io vi ringrazio di essere passati sul mio canale. Ricordatevi di iscrivervi e attivare la campanellina per non perdervi i prossimi video. Vi mando un mega abbraccio gigantesco e ci vediamo ovviamente nel prossimo video. Ciao!